Allora, sono zuppa, fradicia. Sono uscita un'ora dopo dal lavoro perché mancava una ragazza. Questa era un match a figli, famiglia. E le ho detto, guarda, esco io un'ora dopo. Ma l'altra volta, uscita alle 10, il tram c'era. Ma sono uscita 5 minuti dopo. Quindi 5 minuti dopo, cioè, fradicia, guardate. E meno male sta gocciolando poco. E poi in questa cazzo di Brescia di merda non c'è una pensilina. Ecco, guarda, il primo palazzo con una pensilina. E arrivo a prendere il tram e c'è l'11:30. Bene. Quindi ho detto, ma in cammino a piedi. Allora, e naturalmente ho detto, faccio un vlog con le mie cie, così mi tengono compagnia. Bene, mi ero fatta i capelli oggi. Ciao, meno male domani sono di pomeriggio, perché se no ciao. L'acqua, io spero, l'unica cosa che Cristo, visto dicano tutti c'è un Cristo, che questo Cristo una volta ogni tanto mi dia una mano, che non venga anacquata come le funi, perché sennò alla fine. Allora, ho delle belle, dei bellissimi appuntamenti da dirvi, che non vi avevo detto. Allora, uno del 23 febbraio ve l'avevo detto, arriva gente, aspettate. Allora, trovate adesso uno con occhio nero. Oh, ciao bimba, ce l'hai coca? Ma vaffanculo, ma te paio una che te potrebbe vendere la coca? Cioè, casomai me la potevi vendere a me ai tempi, ma comprarla da me credo sia una cosa altamente impossibile. Basta, devo fare più piano, se mi infrascio non mi importa, non ce la posso fare, sono stanchissima. Allora, il primo che vi ho già detto, poi il telefono si sta infradiciando, il 23 febbraio a Rho da Vanessa, il 23 febbraio dalle 4 alle 6, e già qualche cia mi ha detto viene, quindi io sono stra happy. E faremo un tatuaggio, quello che avevo disegnato io, mamma, son zuppa, cazzo, e io ho stanchezza. No, non è questa la sviontala, no. E questo è il primo di cui vi avevo già parlato. Siccome non faccio un cazzo, mangio, dormo, cago, vado al lavoro, mangio, dormo e cago, ho detto mi tengo quei due soldi che ho per fare le mie cosucce che voglio fare da una vita. Allora, sabato 17 andrò sempre con una cica di Brescia, perché io Brescia naturalmente non la conosco, e mi sono affidata alle scitte di Brescia. Questa sarà la via mia oppure no? Io credo che se giro qua, madonna, no, meglio girare dove conosco. Sì, però dai, sono quasi arrivata. Di buono a Brescia, ve l'avrò detto 100 volte, che è tutta piatta, non è come Siena che c'è 1700 salite e discese. Non so se mi ha detto voi coca o hai coca, credo voi coca, perché sembra strano che abbia chiesto a me e mi ritorna all'Azzus. Cioè, ecco, anche questo, no? Fossi stata in un'altra situazione e non ci fosse stata la rielaborazione mentale, bimbe, cioè, sarebbe vista e presa. Vista e presa. Il problema è proprio questo, che se uno non ha fatto quel lavoro del click e non gli è scattato il click, cioè la prima tentazione è tua. Ma non perché sei stronzo, non perché sei scemo, perché è così. Allora, io dovrei passare di qua, però se poi mi perdo, no, via, non voglio passare da dove non conosco. Poi a quest'ora è con l'acqua zuppa, radicia. E quindi la tentazione a prima, già quando vai in ambienti dove comunque c'è chi. Allora, sabato 17 vado con la Jasmine a farmi le punturine, perché comunque ho dei soldi, insomma, ciafo, ecco, ci rientro, anche se costicchiano, però ci rientro. Mi si sta infradiciando il telefono, io spero solo che funzioni. Allora, però qui sì, devo girare, posso girare qua, aspettate, c'è la strada, ho girato con una strada che spero sia quella giusta, perché è accanto alla mia, quindi dovrebbe essere questa. Oh, io ho i cittine, ma che situazione. Più che altro dopo 8 ore di lavoro c'è due palle,
Allora, quindi sabato 17 a farmi le punturine. Poi dovrebbe venire un mio amico a trovarmi, che mi fa strapiacere venga. E così facciamo un po' di danni. E comunque voglio fare un po' di labbrini, visto che l'altra volta ho speso un botto e non mi sono fatta un cazzo, perché se vi ricordate bene mi è durato 6 giorni. Ma io mi chiedo, no? Ma mi vedi e mi dici se voglio la coca? Ma che palle! Ok, e prima tutti mi vedevano, ti assalivano perché c'avevi la puzza, ma adesso la puzza un po' mi si sarà andata via, cazzo. Cioè anche la faccia, non c'ho una faccia. Cioè guarda, non c'ho neanche le pesche dopo 8 ore di lavoro. Vabbè. E non mi sono durato un cazzo. E quindi ho deciso di farmi queste bucaturine e farmi un po' di labbretta. Non mi farò rughe, acidi ialuronici, cazzi e mazzi, no. Allora, questo dovrebbe essere il muro di casa mia, cioè nel senso del liveo di casa mia, spero, perché altrimenti no, ma è questo. Quindi mi sono durate 6 giorni, vero che se ci tornavo me l'avrebbe rifatte sicuramente, anche perché dopo aver spesi 250 euro mi sembra, me l'aveva detto che se fumavo, però mi aveva anche detto che mi aveva fatto quello più leggero e mi disse perché guarda, quello più leggero è più banalotto, però a questo punto preferisco farne anche uno un po' più duro che mi regga un po' di più. E quindi sono strafelice, vado e naturalmente vi porterò con me. Quindi ho una vita abbastanza monotona, però dai, cioè mi tocca mettere a lavare tutto, questo l'avevo lavato adesso, mi tocca ributtarlo a lavare. E oh sì, è casa mia, la vita è un po' monotona, però quando ho qualche evento particula, ve porto con me. Ma poi dico un occhio nero, così mi chiedi se voglio la coca, cioè vuoi sapere che pacchi che tiri? Cioè uno in queste pezze magari sei stato malmenato perché sei andato a spacciare nei posti degli altri, cioè affidabilità zero già dalla faccia. E se sei in pezza, cioè t'affidi a chiunque, cioè le peggio a... Allora, le sole non le ho mai prese, ora mi è presa di parlarvi di questa cosa perché me l'ha detto e mi è presa, ecco, ho sbagliato via sicuro, cioè sicuro, guarda come vederlo. Allora, che cazzo sono qua, che palle. Allora, no, è la mia, però ora devo trovare dove si gira per andare dalla mia. Quindi quando non so una che ha mai preso le sole, perché ci sono sempre stata attenta. Cioè chiaramente chi va per strada prende la merda. Cioè raga, per strada è solo merda. Invece se uno si va da gente con i soldi, con un certo, capito? Allora lì puoi trovare roba un po' più decente. Ma oramai il tossico si fa la merda. Cioè ti fai farmaci. Cioè mi verrebbe da pisciare dietro una macchina, perché vi giuro non la tengo più, perché non l'ho fatta considerando che ho detto video il bus e poi a casa. Invece col cazzo fradicia, zuppa, e meno male non viene giù l'ira di Dio, perché a quest'ora c'è malata proprio, meno male che ho il VVC a casa. Comunque chi va per strada prende merda. Cioè, basta reggendo pure le ciglia, cazzo. Quindi, fattovi tutto sto papier, vi porterò con me. Ora torno a casa, c'è la bimba che non vuole e se ne va più andare. Roma, una lamena rambe come Roma, Roma dissoluta, ho sentito un gatto. Roma ama e non perdona, Roma ti divora come un barracuda, Roma. Cioè mi sta colando anche il naso. E sembro in scoppia, ecco perché me l'ha chiesto. Ah, vedi, ora mi torna, mi cola il naso, tutta bagnata. Ecco perché mi credeva fossi scoppia. Vabbè, dai, sono arrivata praticamente. Comunque la micia non vuole più uscire di casa. Cerco di portarla fuori, ma lei non vuol venire. La faccio andare nelle terrazze, perché tanto l'importante è che non ci vada quando io devo andare al lavoro, perché se mi salto il lavoro perché la micia è in terrazza, una certa la devo far rientrare. Ma è anche bravina, perché se la chiamo viene, quindi diciamo che è anche abbastanza brava. Allora figliole, io levo il cellulare perché mi sembra di ciao tutto. Detto ciò, vi mando un bacio
fate le brave, spippeggiate poco e grazie di avermi fatto compagnia. Cioè, sto trucco ha retto tutto il giorno. Tutto il giorno, sono bagnata e sta ancora a regge. Ma che spettacolo! Lo spruzzino della Revolution è la svolta, il top. Io sto camminando in mezzo alla strada. Olè, investitemi. Olè.